Una non ha mai perso tra le pure amiche durante la regular season, l'altra è imbattuta lontano dall'Armando Picchi. Una vuole riprendersi quella categoria che 2 anni fa la pandemia le sottrasse, l'altra vuole muovere il primo passo verso i palcoscenici cui da sempre è abituata. Una vuole scrivere la sua storia, l'altra vuol far valere il peso del suo blasone e della sua incredibile tradizione sportiva. Benvenuti al Comunale di Via Varrone, amici di Sport in Oro. Per Pomezia e Livorno non ci saranno prove d'appello, è il giorno della verità, è il giorno della finale playoff di ritorno. Buon pomeriggio da Andrea Dirix e Giorgio Attolico. Saluto anche da Francesco Mafera. Anche della società. Qui attenzione, intanto il tentativo è finito a terra, palesemente strattonato Alex Cano. E c'è un rosso, incredibile. Ruggero lascia il campo tra gli applausi del suo pubblico. C'è gente che sta fuggendo, anche si sta allontanando dalla parte vicina ai tifosi del Livorno. Infatti il direttore di gara saggiamente ha interrotto, è andato anche vantaggiato, se non sbaglio, ad arringare e a cercare di calmare i propri tifosi. Qui pallone geniale da parte di Fiorentini, il cross, Teti, e Pomezia la sblocca con Teti, ripartenza fulminea della squadra di Scaricabassa, è esploso il Comunale. Arriva Torromina, è vantaggiato, pallone geniale dentro, Apolloni, il pallone esce di un soffio, a un passo dalla rete del pareggio il Livorno. Poi trova Fiorentini che sventaglia profondo col mancino, un grande pallone per Gallo, che è passato, Gallo in aria, Gallo, rete, Gallo, 2-0 per il Pomezia. Un'altra grandissima azione sulla catena di sinistra, Gallo è entrato in aria, è penetrato e ha scaricato con tutta la potenza che aveva su nel mancino, un pallone imprendibile per l'estremo difensore Amaranto. Poi si coordina da fuori Torromino, suggerisce sulla destra, parte un altro cross nel mucchio, anticipato Giampà, sbuca Frati, pallone alto, tocco di ritorno, non c'è fuorigioco, sfonda da destra Polloni che finisce a terra, ma non c'è assolutamente calcio di rigore, decisione incredibile dell'arbitro, decisione francamente incredibile, in un primo momento non l'aveva segnato, è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fischia Marra, parte vantaggiato De Angelis, non ci arriva per un soffio, poi va a protestare perché a suo giudizio aveva interrotto la rincorsa il numero 10 del Livorno. Cambia marcia Teti, arriva Teti che calcia da posizione impossibile tra le braccia di Pulidori, chiama lo schema dalla bandierina Torromino, parte lo spiovente del centro, il colpo di testa, la traversa incredibile di vantaggiato, anzi di Frati forse, poi azione che continua, altra sponda, pallone dentro, attenzione Petronelli, anticipato all'ultimo istante, sbuca Teti ha battuto, era dentro forse era dentro, vediamo, rosso, ineccepibile questa decisione. Tutto il Livorno in area, ha fischiato Marra, si allontana, parte Celli, pallone di un filo alto, l'apertura sulla destra per Torromino cerca l'imbucata per Ferretti in area, Ferretti, De Angelis, monumentale il portiere del Pomezia, può ricevere l'Arac, accontentato, va a prenderlo vantaggiato, qui rischia l'Arac rischia, attenzione vantaggiato De Angelis, strepitoso, non è finita, Torromino parte un altro cross, è lungo, ma finisce qui il tempo regolamentare, 30 minuti di extra time, una partita infinita, porta di Pulidori, parte lo spiovente sul secondo palo, il colpo di testa di Teti. Pallone che esce, riparte il Pomezia, occhio all'Arac, fa tutta la fascia, l'Arac entra in area, parte il cross, Teti non riesce a chiudere, un cioccolatino di Ilias Larac, l'apertura per Manga che può puntare, parte il cross, non arriva per una questione di centimetri Teti, dalla parte opposta Larac contro cross, attenzione vantaggiato, Cardinali finisce a terra, non fischia Marra e poi arriva De Angelis. Ancora Celli bene in verticale per Otero, siamo al limite, bella l'imbucata per Manga, parte il cross, Teti, no, incredibile, salvataggio incredibile da parte della difesa del Livorno, sembrava fatta per il 3-1.
Celli sventaglia profondo, Fusaroli stacca altissimo, pallone dentro, non si arriva Massella, neanche Otero, Fiorentini carica, Teti, ma si è alzata la bandierina, si è alzata la bandierina, deve provarci il Pomezia, il Livorno è alle corde, pallone dentro, Teti, la sponda, Massella a terra, non fischia Marra, inviperito il pubblico di Federosso Blu. Finiscono i supplementari al comunale di Via Varrone, Pomezia e Livorno si giocano la D con i tiri di rigore. Fischia Marra, parte vantaggiato! Teatialis ha parato! E allora parte Teti! 1-0 per il Pomezia nella serie! Parte Gelsi, lo spiazza! Parte Celli, la parata Pulidori, la bloccata a terra il portiere del Livorno. Parte Gargiulo, spiazza con freddezza De Angelis. Calcia Fusaroli, Pulidori quasi lo prendeva, ma il pallone finisce dentro, ha pareggiato il Pomezia, 2-2. Parte il 17 nell'angolino, rigore perfetto di Giuliani, fischia l'arbitro. Fiorentini nel sacco! Nel sacco come a Modena, non ha sbagliato neppure qui Gianni Fiorentini, 3-3. Parte Ferretti, quasi lo pareva De Angelis. Fischiato Marra, parte Massella, spiazza Pulidori. Parte Petronelli, De Angelis ha parato. Parte Manga, l'ha parato Pulidori. Ha parato anche questo De Angelis. Super De Angelis. Parte Pau! Ed è Serie D per il Pomezia al termine di una partita incredibile. Otero non sbaglia e regala un sogno alla squadra del presidente Pizzaglia e della sua gente. Complimenti al Pomezia, ha vinto contro tutto e tutti oggi. Bravissimo Otero, rigore perfetto, Serie D meritatissima. Sfarica Mazza, sfata al tabù delle finali perse ai playoff e Pomezia in Serie D, grande gioia per tutta la società del presidente Già. Complimenti, cuore, carattere e voglia di vincere per il Pomezia. Le lacrime di gioia. Sta piangendo tanta gente su questi spalti, è un momento straordinario per la città di Pomezia, è un momento straordinario per questa squadra che ha strameritato questo salto di categoria, questa promozione dopo 40 partite tra regular season, tra playoff regionali, tra playoff nazionali. Il Pomezia approda con grande merito in Serie D. Assolutamente, è stata molto sfortunata nei playoff regionali, si è riscattata qui, molto bravi i due portieri, bravissimo anche Scaricamazza nel far allenare i giocatori dal dischetto.